dritta, tesoro! Sì, mamma, ma io sono seduta dritta, è solo che mi sto restringendo. Come? Mi sto restringendo, sto diventando più piccola! Se vuoi giocare a restringerti, va bene. Basta che non lo fai mentre stiamo girando un video. Mamma, va bene, però ne riparliamo dopo la sigla. E benvenuti nel mio nuovo video Penny Books, Penny Books Special Edition Premio Andersen. Il book di cui parleremo oggi è un book finalista alla categoria miglior libro dai 6 ai 9 anni ed è Tricorno si restringe di Florence Perry Hayde, illustrato da Edward Gorey e pubblicato da Bompiani Editore. E ora vi leggerò la trama. Una mattina Tricorno si accorge che sta incominciando a restringersi. I pantaloni sono troppo lunghi, le camicie sono troppo larghe, non arriva più al tavolo o al predellino dell'autobus. E le reazioni dei grandi non sono quelle che Tricorno si aspetta. I genitori non sono stupiti, ma di certo non sono sconcertati e la maestra lo spedisce addirittura dal preside. Allora ragazzi, dobbiamo dire che è già un po' spiegato molto bene il libro. C'è praticamente questo bambino, Tricorno, che un giorno si sveglia e si sta restringendo. E voi direte, ma come si sta restringendo? Cioè, al massimo si sta alzando, si sta diventando più grande. No, si sta restringendo, sta diventando più piccolo. E appunto tutto diventa più grande. E lui quindi, è un po' preoccupato, dobbiamo dirlo, se ti stai restringendo. E va dai suoi genitori o comunque va da un adulto e gli spiega cosa sta succedendo. Ma quell'adulto, pensate che quell'adulto non vi risponde niente. Cioè, vi risponde qualcosa ma non vi ascolta, diciamo. Non è che vi ignora, però non vi ascolta tanto. Voi ci rimarreste male, ci rimarrei molto male, perché sta succedendo una cosa, però è proprio quello che succede a Tricorno. E quindi, un po' che le cose che ho pensato di questo libro sono che appunto gli adulti non ascoltano tanto i bambini, nel senso, adesso vi dico meglio. E quando succede qualcosa e i bambini vanno appunto a dire questa cosa ai genitori, i genitori magari, se stanno facendo qualcosa di loro, non li ascoltano e non, appunto, non come ho detto prima, li ignorano. Qua a volte c'è anche la mamma che una volta l'ha quasi ignorato e stava parlando di tutt'altro. Però i genitori secondo me non dovrebbero fare così, perché i genitori si dovrebbero non i genitori, perché anche comunque gli adulti in generale, non soltanto i genitori, dovrebbero mettersi un po' nei panni dei loro bambini, perché appunto è una cosa molto brutta essere ignorati. Adesso non andiamo a parlare di essere ignorati così, non andiamo a parlare, non andiamo da qualche altra parte, però comunque pensate che cosa brutta, come appunto è successo a Tricorno, che è successo sia a casa, ma gli è successo anche a scuola, gli è successo perfino con un amico. Quindi a volte possono essere anche i bambini non a ignorare gli adulti, ma gli stessi bambini a non ascoltare un altro bambino o comunque a non badare tanto a quello che si dice. Quindi non pensate che sto dicendo soltanto agli, prendetela come un'offesa, adulti, anche perché c'è qua il mio papà, quindi però anche i bambini a volte possono fare queste cose. E a me è capitato a volte, quando sono un po' arrabbiata con i miei genitori, anch'io a volte non li ascolto. Quindi tutti dovremmo perdere un po' questo vizio. Però un vizio dei genitori su questa cosa è che quando non li ascoltano e quindi se ne vanno via, quindi in questo caso li ignorano e vanno a farsi i fatti loro, li mettono davanti alla televisione. Mi è venuta in mente questa cosa perché in un certo pezzo del libro c'è Tricorno che va davanti alla televisione e dice c'era il mio programma preferito, io però ho 56 programmi preferiti. Se hai 56 programmi preferiti vuol dire che guardi la televisione dalla mattina alla sera, Quindi insomma, quando genitori dovete farvi i fatti vostri, che ne avete anche il diritto, non lasciate rimbambiti i vostri bambini davanti alla televisione e un apparecchio elettronico. Piuttosto dategli, un peluche o un libro, o piuttosto lasciategli annoiare, che vedrete che qualcosa intorno a loro, qualsiasi cosa la useranno per giocare, quindi lasciateli annoiare. E insomma, questo libro è un libro che va bene per tutti, perché è
racconta queste cose, questi insegnamenti che sono molto molto importanti, che però comunque c'è, cioè, magari qualcuno può dire, no, ma sono difficili, e poi il mio bambino non li capisce, no, perché questo, perché l'altro, perché su e perché giù. Invece no, perché tutto è raccontato divertente, perché è anche molto divertente questo libro, ma anche in modo semplice. Quindi, genitori, fate leggere a, o adulti, fate leggere a questo libro ai vostri bambini, e bambini fatelo leggere ai vostri genitori, perché anche loro potrebbero capire che dovrebbero ascoltare di più i loro bambini. Soprattutto fatelo se non vi sentite ascoltati, bambini, cioè dobbiamo ribellarci. No, non addirittura no, però vabbè. E in più, questo libro è così tanto bello che ha vinto anche il premio Orbil 2022, miglior libro dei 6 ai 10 anni. Quindi, perfetto proprio. Quindi, vabbè, io ora finirei. E perché io, cioè, papi o mamma, dobbiamo discutere. Dobbiamo discutere della faccenda dell'inizio. Tu non te la ricordi, ma dobbiamo ancora discutere. Ma cosa? Io mi sto restringendo, non puoi dirmi che a tavola non lo posso fare. Adesso dobbiamo discuterne, mamma o papà. Mi spiace. Vabbè, ciao a tutti. Papà che non ha capito che però non stiamo capendo, va bene. Vabbè, fa lo stesso. Ci vediamo nel prossimo video e ciao. No dai, non voglio chiudere così. Sì, ci vediamo nel prossimo video. Seguitemi perché farò anche gli altri finalisti premio Andersen e altre recensioni special edition. Ciao a tutti, seguitemi sul mio canale qua su YouTube, ma anche quello su Instagram, su Facebook e su TikTok. E mettetemi e su TikTok, perché adesso aprirò il canale. Vabbè, adesso vi dirò tutto dopo, e mettetemi mi piace. E ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.